Oh, allora, io lo sapevo che dovevo fare questo video, io lo sapevo, avrei voluto non farlo perché ho detto, vabbè, parliamo di altro, parliamo di tante cose, possiamo parlare insomma di tanti argomenti, invece mi trovo qui a fare questo video che io non avrei voluto fare. Perché non avrei voluto fare questo video? Per quale motivo io mi sarei rifiutato da questo punto di vista di fare questo video? Perché questo video va a letteralmente a prendere la stampa e a renderla ancora più ridicola di quella che è. Ancora più ridicola di quella che è. Perché ci sono delle cose che hanno scritto che poi hanno smentito. Cioè, io pubblico, tu pubblichi una cosa sui giornali, allora tu fai, facciamo una cosa, un esempio. Io pubblico sul giornale una notizia, va bene? E dico, la Juventus deve fare questa cosa, guarda, non l'ha fatta. Poi il giorno dopo qualcuno mi smentisce e io rettifico. Praticamente una pagliacciata. Vi spiego un pochino la situazione perché vi spiego un po' la situazione qual è. Partiamo da un presupposto molto semplice. È un periodo un po' delicato che attualmente ci vede al centro di una vera e propria, diciamo, di un terremoto mediatico, se vogliamo. Veniamo costantemente attaccati ovunque, c'è gente che manco conosco che comincia a parlare, a straparlare e alla fine del discorso non mancano le accuse principali. Vi spiego un pochino la situazione perché ci sono tante cose che in realtà io vi vorrei dire e ci sono tante cose di cui bisogna parlare. Quindi sedetevi, accomodatevi e parliamo. Prima ovviamente di iniziare come al solito, ragazzi, prima di iniziare come al solito vi invito ad iscrivervi ovviamente al canale, mettere ovviamente like al video e ovviamente attivare la solita campanellina delle notifiche, ragazzi. Quindi è molto importante. Ricordatevi che se voi non attivate la campanella, praticamente non ricevete i video. Quindi mi raccomando a questa cosa, ragà, non fate i tifosi dell'Inter. Attivate la campanellina così, insomma, è così. Poi, cioè, insomma, nel senso, attivatela per ricevere i video. Quindi se voi l'attivate, ricevete i video. Trovate OneFootball, che è l'app numero uno dedicata al calcio ed è gratis. La migliore app che c'è attualmente perché vi dà tutte le news che ci sono e poi ovviamente trovate che cosa anche i miei social. Quindi i miei social sono importanti, se vi va seguitemi sui social. Allora, la Gazzetta dello Sport, nomi e cognomi oggi, senza fare nomi di giornalisti e cose varie che insomma, insomma, sicuramente è una cosa delicata questa qui, però nomi e cognomi, sto scomodo su sto posto oggi. Allora, nomi e cognomi. Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, tutto dello sport praticamente, tutti i giornali principali sportivi. La Juventus è stata accusata di reato in bilancio. La Juventus ha fatto falso in bilancio. Abbiamo visto che la Juve ha fatto delle operazioni di bilancio sbagliate che avrebbero portato a dei guadagni, avrebbero dichiarato di più di quanto. Una serie di cose. L'altro giorno la rappresentante, l'avvocatessa, adesso non ricordo il nome di questa signora, principale della società di revisione, ha parlato e ha detto: guardate, noi abbiamo controllato effettivamente i bilanci per anni e anni, perché noi facciamo praticamente questo di lavoro, noi facciamo i controlli sul bilancio e noi non abbiamo riscontrato nessun tipo di anomalia. Voi pensate che questa cosa qui sia stata scritta sui giornali? Ovviamente no. Sui giornali ci va che noi abbiamo fatto il reato di bilancio, ma non ci va che l'avvocatessa responsabile della cosa abbia detto semplicemente noi non abbiamo riscontrato letteralmente niente. E uno. La Juve ha fatto le intercettazioni, ci sono un sacco di intercettazioni sulla Juventus, intercettazioni vergognose che hanno gettato nella vergogna tutta la dirigenza della Juve. Perché Agnelli ha detto che hanno fatto delle cose sbagliate, perché Cherubini ha detto che Paratici ha reso il mercato troppo alto, ha fatto svariare i prezzi, perché ci sono intercettazioni dei dirigenti della Juve che si dicono preoccupati. Io tutto quello che sto leggendo non vedo niente di accusa. Cioè, cosa c'è di strano se un dirigente al telefono dice: oh, a me Paratici come lavora non mi piace. Guarda, questo non sa lavorare, secondo me rovina tutto. Io non sto a dire niente di male, è una mia opinione su un dirigente. Cosa c'è di male se Agnelli parla con Elkann al telefono e dice semplicemente: guarda che ci sono dei problemi perché abbiamo sbagliato a fare questa cosa e quindi abbiamo ingolfato la macchina perché
non funziona più, diciamo, il sistema economico che funzionava. Cosa c'è di male? Leggete qualcosa, c'è un'intercettazione all'interno della quale un dirigente della Juve dice: facciamo reato in bilancio? C'è qualcosa, prima cosa. Seconda cosa, le intercettazioni dovrebbero essere private perché sono state prese da telefoni privati. Terza cosa, come fa tutto il mondo ad avere le intercettazioni della Juve? A me mi viene il dubbio che forse qualcuna sia stata presa e inventata, perché la procura ha una legge, nel senso ha un regolamento, quello che c'è all'interno della procura non può uscire durante le indagini. Quindi che la Gazzetta mi pubblichi ogni giorno un'intercettazione nuova, sinceramente comincio ad essere un po' stranito, perché la Gazzetta secondo me c'ha proprio una squadra che inventa di sana pianta le intercettazioni. Poi giustamente mettendole sui giornali uno che dice: ah, qua, vedi, intercettazioni, c'è intercettazioni, quella scritta la Gazzetta sicuramente è vera. La Gazzetta nel 2006 ha fatto i processi. La Gazzetta nel 2006 ha fatto i processi. Non voglio far nomi, ma ci sono delle persone che i tifosi juventini apprezzano tantissimo, che ci stanno ricoprendo di fango. Cioè, voglio dire, e voi ancora mi venite a citare la Gazzetta come fonte. La Gazzetta come fonte. La Gazzetta è un buon giornale sportivo per farsi due risate. Per leggere, per leggere delle interviste, è curato bene, bello il formato, tutto quello che ti pare, apri la Gazzetta, la sfogli, la leggi, apri il Corriere, lo sfogli, lo leggi, ma se tu vuoi delle prove concrete, vuoi parlare di giurisprudenza, non ne puoi citare la Gazzetta. Cioè, perché veramente la Gazzetta, raga, veramente la Gazzetta è sempre stata contro. Ma sempre stata contro. E due. E no, perché la Juventus deve fare un sacco di cose, perché le irregolarità di bilancio le ha fatte, cioè, ma voi avete idea di quante intercettazioni ci siano in Serie A fra i presidenti? Cioè, perché non apriamo tutte le intercettazioni? Perché non andate a prendere tutti e andiamo a vedere cosa si dice a telefono? A telefono si dicono tante cose, ma perché De Laurentiis e gli altri presidenti, quando hanno parlato, hanno detto: però voi non dovete fare procedere, non dovete. Voi non dovete essere così prevenuti nel confronto, perché dobbiamo vedere, dobbiamo fare. Ma secondo voi ci hanno detto, perché hanno detto questa cosa perché vogliono essere gentili? Hanno detto questa cosa perché nelle intercettazioni ci sono anche loro. E se si scopre che ci sono anche loro, poi salta tutto il calcio. Allora, un conto è che uno fa un'indagine su tutti, dice: vabbè, faccio un'indagine, vado a vedere tutti. Ma se tu vuoi venire e usare per l'ennesima volta questa squadra come presa di posizione, dice: no, perché loro rubano e gli altri no. Io non rubo niente. Abbiamo vinto sul campo sempre, già prima abbiamo vinto sul campo sempre, sempre. Se ci sono irregolarità di bilancio, le andiamo a modificare, nel senso normale, la lì cerchiamo di andare a modificare, ma questa opera continua di, non lo so, di diffamazione, che io prenderei veramente la società, io mi meraviglio di John Elkann da questo punto di vista, perché se tu non ti difendi da solo per primo, io non vedo perché te dovrei difendere. Cioè, vedere una società come la Juve, che se tu non ti difendi, come puoi pretendere di avere il rispetto dei tifosi? Se tu per primo non ti difendi e non prendi la situazione in mano e dici: oh, vedi che io la penso in questo modo. Oh, vedi che tu non ti puoi permettere di dire queste cose, perché se tu dici queste cose stai dicendo delle cose sbagliate. Ma se la proprietà sta in silenzio e non parla mai, la proprietà si deve cominciare a capire che il silenzio non vale nulla in questi casi. Che il silenzio in questi casi non vale. Quindi bisogna che innanzitutto ti assumi le responsabilità e cominci un pochino a capire che c'è una situazione relativa alla diffamazione. Te ti stanno prendendo e ti stanno gettando fango. Ma tu pensi che una società quotata in borsa, quindi una società che deve dar conto comunque, ma tu pensi che questo sia una cosa normale? Pensi che questa sia una cosa giusta? Pensi che questa situazione sia, non lo so, una cosa. Che può, cioè, secondo te questa cosa nei confronti della nostra squadra dà valore? Questa è una cosa che toglie sempre soldi. Te li toglie non ora, te li toglie dopo, te li toglie in maniera diversa, ma ti toglie soldi, perché in questo momento qui, in questo momento qui, in questo momento,
Tu non hai uno status che ti permette di essere una società sana e non ce l'hai, non perché ci sono delle indagini, tanto le indagini stanno ovunque, capito? Le squadre vengono accusate in continuazione, non è l'indagine, è il trattamento che tu hai di fronte alle persone che va a giudicare, perché un conto è essere presa è considerata una squadra su cui ci sono delle indagini. Un conto è se presa e se è colpevole. Basta, fatte indagini, intercettazioni, ci sono un sacco di intercettazioni. Avete rubato, avete fatto un sacco di... Perché voi siete ladri. Siete dei ladri orribili. Sto trattamento della Gazzetta, degli altri giornali, francamente ci ha rotto le scatole. È un trattamento che puoi fare a menti inferiori, a gente che apre la Gazzetta e dice «Oh, guarda! Oh mio Dio, è tutto vero!» Gente che non capisce niente, che legge la gazzetta e si pensa che tutto quello che scrive la gazzetta è vero. Perché gli fa comodo così? Allora, un conto è se parli con gente che ha il quoziente intellettivo della cosa. Un conto è che parli con gente un po' più intelligente, che ha la capacità di avere comunque ragione, di dire «Oh, guarda, ma è vera sta cosa? Fammi ragionare. Ma è stato detto così? Perché te stai a mangiare la parola? Ma perché mi scrivi una cosa prima e il giorno dopo me ne scrivi un'altra?» Dovete prendere un po' il ragionamento, dovete cercare di essere un pochino più lucidi quando vi scrivono le cose. Perché agitarsi, o meglio, farsi venire ogni volta, avere questo atteggiamento di «Oddio, oddio, oddio», non porta a niente. Bisogna essere lucidi. Bisogna essere costanti e consapevoli che la nostra società non è stata gestita da incompetenti, c'era un incompetente, cioè abbiamo sbagliato, ok? Ma non è stata gestita per anni in maniera sbagliata. Questa è una SPA, non è una società dell'ortofrutta, è una SPA, non è una società d'automobilistica de provincia, è una S non è una, non, non, sia, non stiamo a fare le bancarelle, non stiamo al mercato, questa è una società.